Partiamo subito soprattutto a parlare dell'Acer Messina. Un Acer Messina che non riesce più a vincere. Non perde nemmeno, ma non vince. E questo è un brutto handicap. Il Messina nelle ultime giornate ha fallito dei veri e propri match point. Con 3 vittorie invece di 3 pareggi. Eravamo già nella zona salvezza, eravamo a quel sest'ultimo posto che io vi dico che dobbiamo arrivare, sest'ultimo posto che era ampiamente alla portata del Messina. Però bisogna vincere, bisogna mettere la palla nel sacco, come suol dire. Quinto pareggio consecutivo per gli uomini di Mister Di Costanzo. Da quando è arrivato Di Costanzo non si perde più. Ma nemmeno si vince, anche se a dire il vero non si vince dal 22, dal 25 di gennaio, dal famoso derby La Regina per 4-1, e ora è la vittoria che manca da moltissimo tempo. Con l'Ischia c'è stata anche molta, ma molta sfortuna. Si è subito un gol da quell'infantino che a gennaio per molto tempo si era detto che era prossimo e vicino al Messina, e poi invece non si è fatto nulla, ha preferito andare all'Ischia e ci ha fatto un gol in mezzo fuori gioco. Un Messina che ce l'ha messa tutto per agguantare il risultato e ce l'ha fatto grazie al sempreverde Corona. Ci vorrebbero 11 Corona in campo, però non si può clonare Giorgio Corona, quindi un Corona che prima del gol aveva colpito un palo con un tiro in acrobazia volante e una traversa l'aveva colpita da monte, e quindi il Messina ha meritato ampiamente il pareggio. Però dopo aver raggiunto il pareggio c'è stato l'accontentarsi, diciamo, da ambedue le squadre, e gli ultimi 20 minuti sono stati una, diciamo, passerella fra le due squadre. Peccato, forse bisognava osare qualcosina in più. Un pareggio che non serve a nessuna delle due delle squadre, in quanto sia il Messina che Ischia rimangono appaiate a 30 punti in classifica. Un Ischia abbonato ai pareggi al San Filippo negli ultimi anni. E la Paganese sembra che ci voglia aspettare, ma noi non ne vogliamo. Purtroppo troppe occasioni sprecate, troppi punti lasciati lungo la strada. A Catanzaro sfortuna, e con l'Ischia altra sfortuna. Devo dire, c'è stata, nonostante i prezzi dei biglietti 2 euro più 1 euro del diritto di prevendita, non c'è stata quell'affluenza che Patrollo Monaco e molti tifosi si aspettavano. Però giocare di sabato non è mai una cosa buona. Bisogna giocare di domenica come ai vecchi tempi. Anch'io purtroppo sabato ho dovuto lavorare e quindi niente partita San Filippo. E ricordo che sono un abbonato, quindi non è che era per 2 euro o 10 euro di biglietto, perché noi ci siamo sempre stati allo stadio San Filippo. San Pellegrino è sempre presente, però partite con orari improbabili, un poco di giovedì, un poco questa volta di sabato alle 14:30. Per fortuna le ultime 3 partite di campionato, vale a dire contro il Benevento, Salernitana e Savoia, saranno giocate tutte alle ore 15, 14:30, 15 della domenica, quindi non ci sarà problema, perché siccome si deciderà sia la zona salvezza sia la zona promozione, in quanto il Messina affronterà in rapida successione prima il Benevento, in quel di Benevento, e poi verrà la Salernitana a fare visita al Messina, quindi le partite verranno giocate tutte in contemporanea onde falsare i risultati. E l'ultima sarà con il Savoia, un Savoia che è in piena crisi, nonostante la piena crisi è riuscita ad agguantare un pareggio per 2-2 contro la Regina. Qua si parla che i calciatori non si presenteranno più in campo perché non vengono pagati. Staremo a vedere come
andrà a finire. Sa di fatto che quella della Lega Pro è una classifica molto, ma molto falsata da tutte le penalizzazioni. La Regina ne ha ricevuto 12 punti di penalizzazione, addirittura altre 6 richiede la FIFA per un mancato pagamento di un calciatore straniero. La Barletta ha autotolto dei punti, però la Barletta ha fatto i punti prima e ora quindi può navigare in acque tranquille. Staremo a vedere. Al momento siamo quint'ultimi. Il sesto ultimo posto dista 5 punti. Quando dico che la sfortuna si accanisce anche sul Messina, domenica hanno perso sia il Benevento e sia la Salernitana. Il distacco rimane 5 punti a 3 partite dalla fine. Se invece il Benevento perdeva per come ha perso in quel di Matera e la Salernitana avesse vinto o pareggiato, già era tutta un'altra storia. Già si poteva andare a Benevento con un Benevento che aveva la testa già solo ai playoff. Invece ancora magari il Benevento ci spera per il primo posto. È stato esonerato anche l'allenatore del Benevento, quindi staremo a vedere cosa succederà. Però era cosa buona che già la Salernitana avesse festeggiato la promozione in Serie B questa domenica, così il Benevento era rassegnato. Fra due domeniche la Salernitana veniva a Messina già con il clima da festa, e perché io mi auguro che Messina possa fare 9 punti in tutte e 3 partite, chissà. La ruota gira un pochino, perché questa ruota per ora ci ha dato solo in fronte troppa sfortuna. Gol annullato a Catanzaro che sembrava regolarissimo. Questa volta due pali colpiti dal Messina prima dell'Eurogol di Bomber Corona. Staremo a vedere. Io sono sempre fiducioso e dico che bisogna lottare fino alla fine. Tutti uniti bisogna lottare per salvare la categoria. Poi di quello che farà Patrollo Monaco a giugno non ce ne importa niente, per ora bisogna salvare la categoria, perché poi magari si salva la categoria, lo Monaco se la ripensa, ha detto abbiamo scherzato, ricominciamo da capo. Quindi ci vuole molta, ma molta calma e stare uniti. La Curva Sud domenica sotto un sole cocente ha dimostrato per l'ennesima volta il suo valore e che è il più il 12° uomo in campo, è sempre stato e lo continuerà a stare. Esemplari gli amici della Gioventù Giallorossa, nonostante la partita fosse finita, hanno continuato a cantare per oltre mezz'ora dentro lo stadio San Filippo. Questo vuol dire attaccamento alla maglia, questo vuol dire amare la propria squadra. Quindi mi auguro che alcuni calciatori, non dico tutti, ma alcuni possano prendere esempio da questi grandi tifosi che fanno sacrifici enormi sia in casa e sia in trasferta. Già si sta organizzando la trasferta per Benevento, però speriamo che ci siano più dei soliti 60-70 persone al seguito. Da molti commenti di gente che ha visto la partita allo stadio, dice il Messina dopo il gol si sono fermati a giocare, sono accontentati del pareggio. Io ripeto, un pareggio arrivato a questo punto della stagione che serve a ben poco. Serve sì a stare al quint'ultimo posto. Quint'ultimo posto vuol dire sempre il play-out. Al momento, e ripeto, al momento i play-out sono fra Messina e Savoia e Ischia Aversa Normanna. Bisogna vedere se ancora ci saranno delle penalizzazioni. Bisogna vedere cosa farà il Savoia, continuerà a giocare o a non presentarsi in campo. Però visto che mancano 3 partite, anche se non si presentano in campo le ultime 3 partite, prenderanno dei punti di penalità, ma non ci sarà
la rinuncia al campionato, poi bisogna vedere con i playout com'è la situazione, quindi c'è tutto da decifrare. Io ripeto, facciamo 9 punti e poi tiriamo le somme. La Paganese, che non vince da molto, siamo riusciti noi a far pareggiare qua la Paganese al San Filippo. Guardate quante occasioni sprecate. Pareggio col Cosenza in casa, pareggio col Martina Franca in casa, pareggio col Catanzaro che era moribondo fuori casa. Guardate quante occasioni nelle ultime 5 giornate, nonostante tutto non vinciamo dal 25 di gennaio. Bastava fare un filotto di 3 vittorie consecutive, invece 3 pareggi e 3 vittorie. Avessimo avuto 6 punti in più, eravamo salvi, eravamo al sest'ultimo posto. Sicuramente l'entusiasmo era alle stelle, perché si sa quando si lotta per il tifoso, se la squadra va bene, minchia vincemmo, se la squadra va male, minchia Pedro che andava a vedere dicessi. Purtroppo è un'amara realtà questa, però è così, bisogna accontentarsi di ciò che passa il convento, per ora il convento passa che dobbiamo salvarci e così è. Se riusciremo a salvare la Lega Pro quest'anno sarà la terza promozione consecutiva, il terzo campionato vinto consecutivo, perché per quest'anno, per come si è messa la situazione, per come si è messa anche noi, è veramente come vincere il campionato. Poco fa ho letto sulla chat qua, il mio amico Daniele Cordema mi ha messo nel gruppo messinese Doc anche su WhatsApp, e un amico ha scritto che la squadra dell'anno scorso era molto più forte, e devo dire ha ragione. Con la squadra dell'anno scorso facevamo la nostra degna figura, non dico che entravamo nei playoff, ma quasi. Però andiamo con i risultati della giornata appena trascorsa. Barletta Vigor Lamezia 3-3, Casertana Catanzaro 2-1, Iguestabia Salernitana 1-0, Lecce Foggia 1-0, Lupa Roma Melfi 0-0, Matera Benevento 2-1, Messina Ischia 1-1, Cosenza Martina Franca 0-0, Paganese Versa Normanna 0-1, Regina Savoia 2-2. Classifica vede al comando saldamente la Salernitana con 76 punti, Benevento 71, Iguestabia 66, Matera 63, Lecce 60, Casertana 59, Foggia 57, Catanzaro 49, Cosenza e Vigor Lamezia 43, Melfi 42, Barletta 41, Martina Franca, Lupa Roma 37, Paganese 35, Ischia e Messina 30, Aversa Normanna 28, Savoia 25, Regina Fanalino di Coda con 11 punti. Però fra penalizzazioni e ricorsi vedremo come andrà a finire questa classifica. Finora parla questo, vi ripeto, sarei stato molto più felice. Salernitana 79, Benevento 71, voleva dire Salernitana già promossa e Benevento con la testa solo nei playoff, perché i playoff non li può togliere a nessuno al Benevento, però vuol dire che dovremo lottare fino alla fine. E vi ricordo sempre che uniti si vince, quindi chi è? Va bene, quindi uniti si vince, mancano solo 3 partite alla fine della stagione regolamentare, Benevento, Salernitana in casa, Savoia. Bisogna fare 9 punti, il mio cuore spera del cuore fare 9 punti, anche se ormai la maggior parte dei tifosi e devo dire anche la squadra, la staff tecnica è concentrato sui playout. Un Messina che nelle ultime giornate sta migliorando passo dopo passo la condizione fisica, ora la squadra corre per quasi tutti i 90 minuti, cosa che purtroppo non si era visto fino a 2 mesi fa, e già questo è importante.
Sicuramente ormai la preparazione che è stata fatta affinché nel mese di maggio i calciatori volano in campo, che possano volare in campo e portarci verso questa agognata salvezza. Come disse il gladiatore, uniti si vince. Forza e coraggio. Tutti quanti uniti possiamo andare lontano. Forza Messina, ovunque e comunque, sempre. Chi può, vada a Benevento. E poi tutti in casa contro la Salernitana. Bisogna vincere. E poi tiriamo le somme, poi diremo chi avrà avuto ragione, chi ha avuto torto. Per ora vinciamo. Poi se ne parla. Vai a bagnarsi prima che piova.